Buongiorno e benvenuti. Video tutorial di un modulino molto molto carino e si può dire anche molto aspettato di alcuni di voi. E allora finalmente ci sono riuscita a realizzarlo ed è Pegas, ovvero unicorno. Vi presento anche l'altra colorazione. Mi piace perché si possa realizzare con i colori che più vi piacciono, non ha importanza. E in più la decorazione la potete fare con quello che vi piace di più. Qui questi sono i fiorellini in vetro, questi sono in resina, sono diversi tra loro. E questo invece con le perle da 4, anche questo mi piace. Questo è un misto di colori, volevo vedere come viene. Si può dire che rende di più se è un unico colore. Ecco, la prova l'ho fatta, poi vedete voi come volete realizzarlo. Allora, li mettiamo qui da parte e può essere ciondolo, questo è realizzato come ciondoli, ma anche una spina va benissimo, oppure come orecchini. Eccoli qua. Gli orecchini li volevo così un po' eleganti, un po'. Ma molto, come vedete, molto pieni qui con i fiori. Ci ho messo pure anche una farfallina. Li volevo così, molto allegri. Oppure potete realizzare così, senza nessun senza mettere niente sull'estremità. E ho inserito solo così, come vedete, una perla particolare e per renderlo leggermente maschile. E adesso voglio fare uno rosso. Allora, le Super Duo sono i tutti frutti Sherry. È un colore molto molto bello. Poi c'è bisogno di una spike che è da 13x5. Vediamo qui. Delle 11 e delle 15:0 da Miyuki. Poi dei fiori oppure quello che volete inserire. Poi bicono da 4 e bicono da 3 mm. Ci vuole solo uno per l'occhio. E questo è da 3. E come filo un filo da 0,16. Il mio è un fineline. Allora, si inizia con prendere una Super Duo, una 11, una Super Duo, una 11, una Super Duo, una 11 e un'altra Super Duo. Questo è l'inizio. Passiamo tra tutte e lasciamo un pezzo qui. Adesso entriamo nell'altro foro della Super Duo. E prendiamo una 11. Una Super Duo, 11 Super
per 3 volte. Entriamo nel foro alto della Super Duo dell'ultimo gruppo inserito, dopodiché bisogna chiudere a cerchio. Adesso torniamo indietro, entriamo tra tutte queste, fate attenzione, si torna da questa parte che ha 3 super duo. Si entra anche nella super duo. Ed entriamo nel foro alto. Entriamo e usciamo. Adesso dobbiamo prendere 2.15.0, il bicono da 4 e altre 2.15.0. E ci si collega con questa Super Duo e ultima e con il foro basso. E questo è il risultato. Adesso prendiamo 7 Super Duo. Prendiamo 2.11.0 e ci colleghiamo con la terza. Allora, 1, 2, 3. Adesso questa che segue, la spallola, tiriamo indietro, questa davanti. L'altra indietro e l'altra davanti. Vi dovete trovare così. Allora ci si collega con la terza, la prossima si mette sulla sinistra, l'altra sulla destra. Sulla sinistra, sulla destra. E vi dovete trovare così. Prendiamo una 11.0 e ci colleghiamo con la prossima Super Duo. Un'altra 11. Ci colleghiamo con la prossima. E un'altra 11. Ci colleghiamo con la prossima. Entriamo e usciamo da questa Super Duo. Adesso prendiamo 8.15.0.
Ci colleghiamo con questa per duo foro alto. Entriamo e usciamo. Prendiamo una super duo, la lasciamo scendere entriamo nell'altro foro, tirate bene il filo, prendiamo una 11 e ci colleghiamo con la prossima super duo. Un'altra 11, ci colleghiamo con la prossima. Entriamo in questa 11, nella super duo e poi in tutte le altre. Usciti da queste due 11, prendiamo 3 11 0. Ci colleghiamo con il foro alto della prima super duo. Una super duo. Ci colleghiamo con la prossima. Un'altra super duo. Ci colleghiamo con la prossima. Un'altra super duo. Ci colleghiamo con la prossima. Ed entriamo subito anche nella prossima, subito dopo. E tirate bene nel modo che queste due super duo si avvicinano così. Un'altra super duo, ci colleghiamo con la prossima. Tirate sempre bene. Un'altra super duo. E adesso prendiamo 4 super duo e una 11 0. Ci colleghiamo con questa super duo nel foro basso. Adesso da qui bisogna salire. Nella 11 in alto, entriamo anche nella super duo e anche nella 11 subito dopo. E tirate bene. Prendiamo 3 11 0, la spike. E un'altra 11 0 e ci colleghiamo con questa 11. Ok, allora tiriamo bene qui. Ecco, non con la prima, con la seconda 11 0. Dopodiché entriamo in tutte le altre perline finché arriviamo alla fine.
Usciti dalla ultima 11.0, entriamo nella Super 2. Prendiamo 3.11.0, ci colleghiamo con il foro alto. Una 11, ci colleghiamo con la prossima Super 2, un'altra 11, ci colleghiamo con la prossima Super 2 ed entriamo anche nella prossima, vedete, senza inserire niente. In questo modo. Adesso entriamo nel foro alto della Super 2 da cui siamo usciti ed entriamo anche in quell'altra. In questo modo. Tirate bene. Entriamo nella prossima anche in quella subito dopo. Ed entriamo anche nella prossima. Ecco, siamo a questo punto, da questa uscita, da questo Super 2. Adesso prendiamo 7.15.0. E ci colleghiamo con queste 3 11.0. Entriamo in tutte le perline. Finché usciamo da questo gruppo da dove. Tirate bene in modo che siano avvicinate, sono vicine vicine, in questo modo. Prendiamo 2 Super 2, ci colleghiamo con la prossima, prendiamo un'altra, ci colleghiamo con la prossima, prendiamo un'altra. Colleghiamo con la prossima. Un'altra. E un'altra. E la lasciamo scendere. In questo modo. Entriamo nel foro alto ed entriamo in questa Super 2. E tirate bene. Entriamo nella 11, nella Super 2 e anche nella 11 subito dopo. Faccio a pezzi perché non riesco. Uscite da questa 11.
Adesso entro con l'ago per andare all'indietro e giriamo il lavoro. Come vedete, siamo usciti dalla 11 qui, che si trova tra le super 2, e adesso prendiamo 8.15.0. Due, quattro, sei, otto. Ci colleghiamo con questa 11 e questo farà sia da supporto per la spike che non va all'indietro, ma anche come supporto per un anellino. Oppure, ecco, in questo modo mi sono attaccata qui. Oh, ecco, è anche uscito. Si vede che faccio casini. Allora, e da qui torniamo indietro tra le 15. Passiamo tutte le 15. Dopodiché entriamo anche nella 11.0. In questo modo. Allora, siamo usciti da questa 11. E prendiamo 3.15.0, un bicono da 3 e un'altra 15.0. Torniamo dal bicono e dalle 3.15.0 ed entriamo nella Super Duo subito dopo. Entriamo e usciamo solo della Super 2. Adesso si farà la stessa cosa di prima, 3.15, un bicono, una 15. Poi ci saltano le perline come i cavalli. Ecco così. Lo stesso. Torna dal bicono dalle 3, entriamo nella 11.0 e usciamo. In questo modo. Adesso la stessa cosa. Tre quindici, un bicono, una 15. Si entra nella super 2 subito dopo e si esce.
ne abbiamo 3 e altre 2. Adesso la stessa cosa, questo farà di un po' il dopello del cavallo e il ciuffo. Sempre 3, un bicono 3. Entriamo nella prossima per 2. Tirate sempre bene il filo. E adesso si farà l'ultimo. Mettetelo con la mano. Tirate un po' che si mettono. Vedete? Che si mettono un po' nella posizione giusta. Adesso un altro gruppo da 3, un bicono. La 15 e questo è l'ultimo ed entriamo nella super duo. Adesso entriamo in questa 11 e in questa super duo. E adesso in quest'altra super duo. Nel foro alto. Eccolo. Lo vedete? Siamo a metà strada. E adesso prendiamo questa sequenza. Una super duo. Un'altra super duo. Adesso invece 2 super duo. Una e una. E adesso 2 11 0. Ci colleghiamo con questa 11 0. Il filo lo spostiamo all'indietro, così, ed entriamo nelle 2 11 0 e anche nella super 2. Dovete tirare bene. Adesso entriamo nel foro, nell'altro foro, ecco, della super 2, in questo modo. Prendiamo una super 2, ci colleghiamo con la prossima. Un'altra super 2, ci colleghiamo con la prossima. Un'altra. Un'altra. E adesso una super 2 e una 11. Ci colleghiamo con l'altra super 2. Adesso entriamo nell'altro foro della super 2, in questo modo, nella prossima super 2 e anche nella prossima ancora, in questo modo. Tirate bene, torniamo da questo super duo foro, in foro che si trova in basso, in laterale, ecco sulla destra, e anche nella prossima, praticamente dobbiamo tornare qui.
Entrate nell'altro foro e adesso prendiamo una Super Duo. Un'altra. E adesso invece prendiamo due. E lasciamo scendere. Entriamo nell'altro foro della ultima Super Duo e con questo ci colleghiamo con questa Super Duo. Ed entriamo anche nella prossima. Entriamo nell'altro foro e anche nella Super Duo subito dopo. Entriamo nel foro di destra. Prendiamo una 11. Ci colleghiamo con la prossima Super Duo. Un'altra 11. Colleghiamo con la prossima. E adesso due Super Duo. Ci colleghiamo con la prossima. E adesso prendiamo un altro po'. Prendiamo un'altra. Ci colleghiamo con la prossima Super Duo. E adesso invece prendiamo due. E facciamo la stessa cosa di prima. Entriamo nell'altro foro e ci colleghiamo con questa sopra. Ed entriamo nelle prossime due Super Duo. Entriamo nel foro di destra ed entriamo anche in quella dopo. Entriamo nel foro di destra in questo modo. Una Super Duo. Un'altra. Super Duo. E adesso una 11. Ci colleghiamo con la prossima Super Duo. Una 11. Torniamo indietro ed entriamo anche nella prossima Super Duo. Entriamo nel foro laterale e prendiamo una 11. E con questo è finito il modulino. Queste due non si sono posizionate bene. Ecco adesso, meglio. Allora, questo è il modulino del Pegas. Adesso nascondo il filo e dovrò mettere un altro filo. E allora, come dicevo prima, voglio inserire questi fiori in resina e io parto da questo punto. Vedete qua,
sono uscita da questa super duo. E allora prendo semplicemente un fiore e anche una 15. Questo Pegas salta. Allora ritorno dal fiore e mi collego con questa 11.0 e tiro bene il filo nel modo che il fiore si ferma. Vedete? Prendo un altro e anche voi in base, vedete come fare per misurare un po', nel senso mettete delle perle, sempre un po' vi attaccate alle 11.0. Adesso vado in questa 11.0. Dipende dalla grandezza, da quello che volete inserire. Comunque, e questo è il metodo. Un altro fiore. Se non volete, adesso mi collego con la Super Duo. Se non volete fare questa decorazione, lasciarlo solamente il semplice. Così potete mettere sotto anche due lapine, delle pelle oppure qualche goccia, oppure niente, come vi piace di più. Così prendiamo un altro e mi piace con i fiori perché lo rende un po' delicato. Vedete, adesso mi collego con questa super duo. Sono lavori delicati, richiedono tempo. Però poi sono belli. Adesso un'altra e così via. E io lo faccio finché arrivo qui. Adesso un'altra, da qui mi collego con questa super duo. Allora, quello che vi voglio dire è un'altra cosa, vi voglio dire che le super duo, come sapete, sono diverse di spessore in base alla finitura. Allora, questi che sono le perle, si chiama così, anche queste sono quasi quando realizzate il modulino sono perfette tra di loro, nel senso viene un lavoro molto compatto anche queste. Poi queste, siccome hanno leggermente una misura diversa, allora, come vedete, è un po' storto, però non ha importanza. Alla fine rende bene. Oppure penso con le laster, magari vi si vede un po' il filo, anche qui si vede un po', però non è niente di che. Allora un altro fiore e così via.
Mi collego con questa sfera, con il foro alto, tirate sempre bene. Faccio vedere fino alla fine, magari qualcuno non riesce a fare da solo. Da qui ci colleghiamo con questa 11 e usciamo dalla Super Duo. Ci colleghiamo con questa Super Duo e poi ci sarà un ultimo fiore. E da qui ci colleghiamo con questa Super Duo. Ed è finito, potete nascondere il filo. Eccolo qua. Veramente bello. E allora, questo è il Pegasus, vi faccio vedere un'altra volta. Giallo, fucsia, questo è un bel viola, e poi gli orecchini. Vedete come sono carini, anche nero. Questo è tutto, grazie a tutti, spero che li realizzerete in tantissimi. Anche rosso, molto bello. E ci vediamo presto. Ciao.